Allora alle 20:30. Ci possiamo fidare, vero? D'accordo, grazie. Gli invitati sono 22. 22? Come tutte le altre volte. Alla fine sono sempre di più. Ho raccomandato a tutti di essere puntuali. Occorrono i cartellini? No. Questa è la lista definitiva. Qualcosa non va, signor Ostrov. Senti come suona, senti come suona. Non è sciolto. È come irrigidito. È solo cervello. Quando è arrivato, era nervoso? No, a me è sembrato normale. Non noti niente tu? No, nessuna differenza. C'è molta differenza invece. È un pezzo di legno. Nessuno. Meglio così, in fin dei conti. Se n'è accorto soltanto lei. Sta avendo un grande successo. È venuta sua moglie? No. Ma le hai telefonato? No. La chiamo adesso? No, le telefono io. Tu precedici al ristorante e controlla che abbiano tenuto ben conto di tutto. Vado. Scusami, non ce l'ho fatta proprio ad arrivare prima. Allo stadio era appena finita la partita e così sono rimasta imbottigliata nel traffico. Non ti agitare, Helga. È cambiato programma, non si va più al concerto. Perché? La signora Van Doom vuole andarci lei, da sola. Oh, e i due biglietti vanno perduti così. Li ha strappati. Beh, vado a cambiarmi. Rispondo io? Oh, sì, per favore. Se è per la signora Van Doom, di che non vuole parlare con nessuno. Va bene. Casa Van Doom. No, sono la nipote della governante. Helga Klein. No, sono qui per caso. Non vuole parlare con nessuno in questo momento. Con me la signora vorrà parlare, invece. Io mi chiamo Ostrov, amico e agente del signor Van Doom. Glielo vado a dire, abbia pazienza un momento, prego. Dia a me. No, vengo. Nonostante il suo comportamento scandaloso. Che cosa ti ha raccontato? Naturalmente non ti ha detto niente quel vigliacco. Nel pomeriggio abbiamo avuto una lite spaventosa. Ecco perché stasera suona così male. Su, su, Luisa, cercate di capirvi. No, Carol.
Oramai è una catastrofe inevitabile. Come mai è andata al telefono? Era il signor Ostrov. Ah. Non va d'accordo con suo marito, vero? No, non è un matrimonio felice. Mi dispiace. È gelosa. Lui è giovane e interessante. Ha successo come pianista, come uomo. Sì, verrò. Ma per dimostrargli che non può fare tutto quello che vuole, perché sono ancora sua moglie e non mi farò mettere da parte in questo modo dopo tutti questi anni. Che cos'è accaduto questa volta? Credo che tu lo possa immaginare. Quello che ho fatto in questi anni tu lo sai. Le cose che ho fatte per lui, per la sua carriera. E sai anche che adesso mi tradisce e che vorrebbe divorziare. Ma puoi dirgli che non ci riuscirà, io non divorzio. Dovrà sopportarmi così come mi ha ridotta, gli piaccia o non gli piaccia, per tutta la sua vita. Suona malissimo stasera. Senza di me non sarà più nessuno. Signora Klim, vuole portarmi la pelliccia che ho lasciato di là subito? Perché mi guarda così? Le sembro molto brutta. Lei è bellissima, signora. Cos'è accaduto? Sono in uno stato d'animo terribile. Ho suonato male. È vero. Te ne sei accorto? Immediatamente. Ma per gli altri è andata bene lo stesso. Carol, io non ce la faccio più con Luisa. Può succedere qualunque cosa. Anche lei è in condizione pietosa, purtroppo. Cambiati e comportati come se questa sera tu avessi suonato in modo sublime. Per ingannare la gente. Vogliono così. Vogliono un vincitore. E noi dobbiamo esaudirli a qualunque prezzo. Ho mandato una macchina a prendere Luisa e ancora non la si vede. È più di un'ora ormai. Ne sarò felicissimo. Sì. Ci conto allora, eh? A domani. Buonasera. Sei stato bravissimo, sai? E non lo dico solamente io, lo dicono tutti. Ne sono contento, ti ringrazio. Senti, è meglio che tu non rimanga qui. Sta venendo lei. Walter!
Anche tu al concerto? Io non amo i concerti, lo sai, ma quando si riceve l'onore di un invito, allora... Ti sei dovuto rassegnare. Scusate, Walter Schumann e Isabella Wilhelm. Piacere. Walter è il nipote di Luisa. Ho capito soltanto che il tuo è un lavoro pesante. Credevo che suonare fosse piacevole. Ma dopo il concerto eri proprio da buttar via. Può darsi. Signor Schumann, come va? Le è piaciuto? È la prima volta che assista ad un concerto, ma una cosa del genere non si deve dire a voce alta. Dipende dalle conseguenze. Isabella, ora devi andartene, fammi questo favore. Mia moglie tra poco sarà qui. Vuol fare uno scandalo. Ti amo, lo sai. Scusate. Dica, prego. Cerca qualcuno. Devo parlare al signor Fandom. Non capisco. Adesso qui? Sì. Polizia criminale. Ma come? Che cosa bevi, Carol? Io mi sono già bevuto due doppi whisky. Dimmi che cosa vuoi. Non voglio niente, ti ringrazio. Forse non ti rendi conto. Hai riflettuto bene su quanto è accaduto qui. La mia governante è ammazzata nella mia camera da letto. Di che devo rendermi conto? Spiegalo anche a me. C'è bisogno di spiegarlo. La mia governante è stata colpita per sbaglio, è chiarissimo. Ed è per puro caso che non abbiano ammazzato me. Che non sia io là a bocconi per terra. Luisa. Forse è una cosa che non dovrei dire questa. Rispondi. Dovrei essere tanto generosa da non dirlo. Mi scusi, siamo sconvolti. Già, capisco. Un omicidio. In casa mia. E perché la signora Green? Sì, questa è la domanda. L'assassino non può essere stato un ladro qualunque. Ha sparato dall'esterno attraverso le finestre chiuse, poi è fuggito. Omicidio premeditato. La domanda quindi è: per quale motivo possono averla uccisa? Eh già. Non capisco. La signora Kling era con loro da molto? Da 2 anni. Da quando siamo venuti qui a Monaco. Com'è arrivata a casa loro? Attraverso amici. Con referenze ineccepibili. La signora Kling può aver avuto nemici? Non so, ma escludo che qualcuno potesse odiarla tanto da ucciderla. In un modo così insidioso, soprattutto. Mi scusi, devo bere qualcosa. Perdo sempre un po' di peso a ogni concerto e poi devo bere molto. Già, so che è molto faticoso. Una volta ho letto che i concertisti ad ogni esecuzione perdono fino a 2 chili. Ne vuole anche lei? No, grazie. Ho parlato con sua moglie prima che lei arrivasse. Afferma non soltanto di essere la vittima designata, ma ne addossa la responsabilità a lei, signor Fandom. A me? Ha detto proprio così. È tutta opera di mio marito. Mi vuole eliminare. Mi ha parlato anche dei vostri rapporti. Ha detto, cioè, che da un anno a questa parte il vostro matrimonio fa acqua, che lei la tradisce e che per questo avrebbe intenzione di divorziare. Non è così? Sì. Sì, è proprio così. Ma sua moglie è contraria. Sì, è contraria. Ostinatamente. Ha respinto ogni leale, ragionevole soluzione che io le ho offerto. Vede, questo potrebbe essere un movente. Allora? Lei pensa
Che potrei essere io l'assassino? Non io, lo pensa sua moglie. Davvero? Ne è convintissima. Signor commissario, io ero al concerto mentre qui hanno sparato. Avevo tutte e due le mani occupate sul pianoforte. Signor Van Doom, questo è un alibi che non le servirebbe a molto, mi creda. Luisa, ripetimelo in faccia. Credi che io possa essere un assassino? Non lo credo solamente, ma ormai ne sono più che convinta. L'ho detto anche a lui. Tu non sai quello non che dici. Non sono mica pazza, lo so quello che dico. Ricapitoliamo. Lei nel pomeriggio si è fatto dare dal suo agente un secondo biglietto per il suo concerto e l'ha portato alla signora Kling qui a casa. Sì, è così. Prima dell'inizio del concerto, lei avrebbe provocato una lite con sua moglie. Io? Sì, con lo scopo di mandare su tutte le furie sua moglie, evitando così che lei venisse al concerto e invitando la Kling a venirci da sola. In che cosa consisterebbe la mia colpa? Nell'avere escogitato un trucco che le consentiva di far restare sua moglie in casa da sola. Per mia fortuna qualcosa non ha funzionato nel tuo bel programma. La Kling aveva invitato sua nipote per andare con lei al concerto. La ragazza però tardava e intanto avevo deciso di venirci io. Tutto questo il tuo assassino non poteva saperlo. Devi essere diventata pazza, Luisa. Le tue sono allucinazioni, sono fantasie che nascono dalla mente malata di una donna isterica, Luisa. La prego. Ma che cosa vuole? Che la prenda a ridere? Abbiamo finito, non ti occorre altro? No, grazie. Allora mettiamo i sigilli. Le occorre niente dalla sua camera da letto, signore? C'è tutta la mia roba là dentro. Dovrò cambiarmi almeno. Allora prego, venga pure. No, penso di non farcela. Pregherò la signorina. Vogliono scusarmi un momento. Ci crede a questa storia? Là c'è un cadavere. Le circostanze non escludono che si tratti di un omicidio premeditato. Anzi, lo dimostrano plausibilmente. Omicidio premeditato? Non c'è altra interpretazione. Stanotte dormo nella stanza degli ospiti. Vada lei nella mia stanza. Mi porti qualcosa da cambiarmi. Non posso stare tutta la notte vestita così. Oh, mi perdoni. Sono una grande egoista. Non penso che a me. Deve essere stato tremendo anche per lei. Walter, telefono a lui. Dove sta andando? Mi ha chiesto di prenderle i vestiti. Lei vive da sola? Vivo da sola, perché? Se le chiedessi di farmi compagnia, accetterebbe. Mi occorre qualcuno qui. Lei mi capisce, vero? Sì? Sei tu? Luisa? La signora Kling? Stavo rincasando in questo momento quando ho sentito il telefono. Sì. Accidenti. Cerca di calmarti ora. Sì. Sì, mia moglie non l'amo più. Succede, no? Non c'è bisogno che la noi raccontandole particolari che non sono poi neanche originali. Ormai è diventato un legame che non ha più senso. La nostra convivenza non è matrimonio, non è amicizia, non è niente. È soltanto un continuo litigio dalla mattina alla sera. C'è qualche altra relazione seria nella sua vita? Sì. La prego allora di dirmi il nome. È necessario? Ha motivi per nasconderlo? Sì, ne ho molti. Motivi di buon gusto, di discrezione e di riguardo. Mi dia il suo indirizzo, per favore. Vuole proprio coinvolgere anche lei. Non penserà che lei abbia a che fare con questa storia. Dov'è la signora Van Doom? Nell'altra stanza, sta telefonando. Telefona? Prego, si accomodi pure.
Sai di cosa mi si accusa? Sì, ho sentito. Di qualcosa anche tu a questa gente. Stiamo cadendo nel ridicolo. Non penso che ci sia molto da ridere. Oh, c'è da impazzire. E lei chi è? Mi chiamo Clean. Helga Clean. Ah già, la nipote. Quella che voleva venire al concerto. Purtroppo sono arrivata in ritardo. Ah, c'era anche lei in casa quando... Sì, ero qui nel salone con sua moglie. Aveva chiesto a mia zia di andarle a prendere la pelliccia. La pelliccia? Sì, aveva lasciato la pelliccia in camera da letto. E perché ha mandato sua zia? Sì, quella signorina la conosco bene. E capisco che ci si possa innamorare di lei. È carina. E ha qualità che... insomma, riesce a farsi desiderare. Si sono amati allegramente. Senza problemi. Senza rumore. Senza opprimersi. E con sua moglie, invece? Vede, lui ha incontrato Luisa quando ancora non era nessuno. Lei era molto ricca e ha investito gran parte dei suoi denari per consentirgli di raggiungere agevolmente il traguardo. La logica premessa di un matrimonio destinato al fallimento. È questo che vuole dire? Quali siano le logiche premesse per un matrimonio sbagliato o non sbagliato, nessuno può saperlo. In questo caso diciamo che un giovane si è giovato di una possibilità che gli ha offerto il modo di realizzarsi senza tante preoccupazioni. Ha sbagliato lui ad accettare con tanta leggerezza l'offerta e ha sbagliato lei ad avere preteso in cambio eterna gratitudine come riscossione di interessi su un capitale non a fondo perduto. Chi può trattenere un uccello dopo che gli sono cresciute le ali? Da quanto tempo lei è suo agente? Da 8 anni. Lo crede capace di far uccidere la moglie per liberarsi di un legame divenuto scomodo? È assurdo azzardare qualunque ipotesi. Io penso che si possa conoscere il carattere di una persona in 8 anni. Del carattere di una persona se ne conosce soltanto la superficie. Ciao Robert, l'ho saputo adesso. Walter! Luisa mi ha telefonato, mi ha raccontato tutto. Ti prego, vieni con me. Mi sono precipitato subito qui. Vieni. Non mi piace questo vostro atteggiamento, ve lo dico una volta per tutte. E non tollero conciliaboli segreti. Io faccio quello che mi pare. Maledetta! Maledetta! Si fermi! Che cosa le avevo detto, ispettore? Ha visto com'è quest'uomo? Mi dispiace. Ecco di cosa sei capace. Lei chi è, prego? Mi chiamo Schumann. La signora Fandum è mia zia. Mi ha telefonato e sono venuto subito. Grazie. La prego di scusarmi. Avete concluso qualcosa? No, ma continuiamo le indagini. Lei è troppo eccitato, cerchi di calmarsi. Sì, ma... adesso che succede? Devo andarmene? Vuoi che me ne vada? No, devi restare qui. Non ti senti in pericolo? Devi restare qui, non ti permetto di svignartela cavandotela a buon mercato. Come vuoi. Come vuoi. D'accordo. Ha da dirmi nient'altro? Come mi devo considerare? Come un indiziato? Come un imputato? No. Eppure, essendo accusato di omicidio... No, signor Fandom, le ho detto che proseguono le indagini. Cerchiamo chi ha ucciso la signora Kling. Nient'altro. Buonanotte. 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 La signorina Kling venga subito da me. Arrivederla. Arrivederla. Signorina Kling, vada dalla signora Fandum, per favore. Che cosa volevano da te? Che cosa ti hanno chiesto? Ma perché non rispondi? Robert, avevi detto bene tu. È la catastrofe.
Anzi, lo avevate detto tutti e due, anche Luisa. Tu avevi detto esattamente: al punto in cui siamo, la catastrofe è inevitabile. E adesso è arrivata. Beh, cerchiamo di evitare anche la minima pubblicità su tutta questa malaugurata faccenda, se non vogliamo che la tua carriera sia distrutta. Capisco, capisco. Ma Carol, tu che dici? Che cosa pensi? Tu pensi... anche tu. Ieri nel mio ufficio tu hai detto che... Te lo ricordi che cosa mi hai detto ieri? No. Che cosa mi hai detto, Robert? Ah, sì, che l'avrei uccisa. No. Hai detto: darei qualunque cosa alla persona che mi togliesse questa donna dai piedi. Naturalmente non l'ho riferito. Buonanotte, Robert. Buonanotte, Walter. Mi accompagni? Sì. Walter, io spero che tu non abbia... No, vieni, vieni. Lascia che ti dica una cosa io adesso. Lo so che tra voi le cose non vanno bene. Lo so da molto. Luisa mi ha sempre tenuto al corrente, ma scusa, sai... quello che è accaduto oggi non riesco a... Io non c'entro, assolutamente. Hai mai detto che la volevi uccidere parlandone con qualcuno? Ma non me ne ricordo. Sai, quando si litiga tra marito e moglie. E dimmi, hai un amante per caso? Visto che Luisa ti informa sempre di tutto, dovresti già saperlo. Già. Allora non ti invidio. Buonanotte. La signorina dorme qui stanotte. Luisa. Non seccarmi, per favore. Allora, delitto su ordinazione? Sì, fino a questo momento. Non è stato un furto, ma un attentato preparato con determinazione. Sparando attraverso la finestra. Ammetti lo sbaglio? Anche. Ieri ho tentato di guardare nella stanza dall'esterno attraverso le tendine. Sì e no, si distingue una donna da un uomo. Se l'assassino era convinto che in casa ci fosse soltanto la signora Fandom... Se ne dedurrebbe facilmente che si tratta di delitto su commissione. Stavo aspettandovi. Ci stava aspettando? Sì, il signor Fandum mi ha telefonato questa notte dicendomi anche che sarei stata interrogata dalla polizia questa mattina. È orribile ciò che è accaduto e sono anche molto preoccupata. Preoccupata di che? Di quello che si dice. Del fatto che Luisa abbia osato rivolgere contro Robert una simile accusa. Il signor Fandum vuole divorziare perché ha una relazione con lei, è così? Sì, è così. Ma la signora Fandum ha sempre rifiutato. Non è una donna ragionevole. Che cosa intende dire? Che non riesce a rassegnarsi di fronte all'evidenza. La loro unione non ha più nessun senso. Lei la conosce? Sì, prima ci vedevamo spesso. Mi invitava sempre a casa sua. Dopo no, naturalmente. Quando ha saputo di voi due? Sì, è stato Robert. Robert le ha detto tutto. Le ha chiesto di divorziare senza tragedie, da buoni amici. Ma lei ha detto di no. E ha fatto subito una scenata tremenda. E se vogliono parlarmi ancora, vado a vestirmi. Io e Robert ci vogliamo bene.
Ma Luisa non vuole rassegnarsi. Non vuole capire. È irragionevole. Vorrebbe soffocare i nostri sentimenti. Lo tormenta continuamente con recriminazioni, interrogatori. E non basta che lui le dica che fra loro è tutto finito. Non vuole ammetterlo, non lo vuole accettare e rifiuta ostinatamente di rendergli la sua libertà. Questa è una cosa che non capisco. Al giorno d'oggi, quando due persone vogliono separarsi, non ne fanno più un dramma, mi pare. A parte il lato finanziario, che però nel caso specifico non mi sembra importante. In teoria lei ha ragione. Solamente in teoria, però. Perché in pratica è tutta un'altra cosa. La pratica qual è in questo caso? È il ricatto morale. I continui appelli agli obblighi della riconoscenza. Il rinfacciargli tutte le cose che aveva fatto per lui. Non è molto bello, anche se molto efficace. Obbligare i sentimenti ad arrendersi ricorrendo a basse speculazioni. Ed è questo che ha fatto Luisa. Ed è questo che continua a fare. Un eterno ricatto, spietato, ossessivo. Ecco qual è la pratica. Aveva obblighi morali, lui? Altro che se ne aveva. Lei gli aveva pagato gli studi. A Roma, a Parigi. Non ha fatto nessuna fatica con i soldi che ha. Non ha fatto nessun sacrificio. E la mia opinione è che lei se lo sia comperato. Come si compra un oggetto. Ma un uomo non lo si compra e neppure i suoi sentimenti. Chi non lo sa corre il pericolo. Quale pericolo deve correre? Non c'è? A quest'ora? Ma non sta provando? Ah sì? Due signori sono andati via con lei. Sì, va bene. Deve mangiare qualcosa, questa mattina ha lasciato tutto. Grazie, non ho fame. Non ha neanche dormito, è vero? Già, non ho fatto che pensare tutta la notte. Quel po' che ho dormito ho avuto gli incubi. Incubi orribili. Lei rimane qui, in questa casa? Sì, per un po' di tempo. Dov'è la signora? Adesso è nel garage. Sta andando via. Ah. E le ha detto dove va? No. Anche io dovrei andare in un posto. Ha una macchina? Sì, ho la macchina qui davanti. L'accompagno io se vuole. Lei è molto gentile. Non so come ringraziarla. Per così poco. Sembra che lei non abbia paura a stare con me. Come mai? Non saprei dare una spiegazione precisa. Io credo però che lei... Non credo che lei possa fare qualcosa di cattivo. Potrebbe sbagliarsi. Un matrimonio infelice è l'inferno. Riuscirebbe a trasformare chiunque. Ha portato anche me a una specie di follia, quasi. Il quasi è concesso. Il quasi non è un delitto. Robert, la polizia è venuta da me. Era inevitabile, mi dispiace. Ho misurato tutte le parole. Non ho detto nulla che li potesse aiutare. Non devi preoccuparti. Non capisco. Che cosa vuoi dire? Non ho parlato di quelle cose che ti avrebbero compromesso. Beh, ma tu che cosa credi? Credi davvero che io possa aver pensato che... No, non devi dirmi niente. Io... Non pretendo da te nessuna spiegazione. Ti voglio bene e basta. Isabella. Robert, so bene quale deve essere stata la tua vita con lei. Immagino quanto devi aver sofferto. Basta, smettila. Vattene! Vattene! Addio, Isabella! Robert! Robert! Andiamo. Andiamo, la prego. Robert! L'ho trovata questa mattina nella cassetta delle lettere. Ecco. E l'ho aperta. Meno male che l'ho aperta. Robert Fandom,
Nient'altro, neanche l'indirizzo. Mi dispiace. Una lettera anonima con scritto solo "mi dispiace". Che cosa dispiace tanto? Che io sia ancora viva? Ma che significa? Perché avete chiuso? Aprite! Walter. Sì. Che fai qui? Perché quelle valigie sono fuori? Vieni in casa. Entri. Luisa, eh? È stata sua l'idea. Sì. Robert. Io gliel'ho detto. Non fare di queste scenate. Non sta bene mettergli le valigie fuori dalla porta. È semplicemente ridicolo. Ci sono altri mille modi. No, no, a me sta bene. Di che ti preoccupi? Gliel'ho ripetuto anche ieri, tu non te ne ricordi? E dovresti ricordare anche quello che mi ha risposto, imponendomi di rimanere. Sì, sì. Bene, allora me ne vado. E grazie per la messa in scena. Robert, È successo ancora qualcosa. Questa mattina è arrivata una lettera anonima, per te. Dov'è questa lettera? Luisa l'ha portata subito alla polizia. Il testo è misterioso, soltanto due parole. Mi dispiace. E che diavolo significa? Luisa dice che secondo la polizia l'assassino con questa lettera si scusa con te per l'errore di persona. Ma a chi può venire in mente un'idiozia simile? Di scrivere una lettera chiedendomi scusa? Come le spieghi altrimenti quelle parole? E la lettera sarebbe arrivata qui per posta, questa mattina? No, no, no. Qualcuno l'ha messa stamattina nella cassetta delle lettere. Ah, Luisa raccomanda che tu non dimentichi di lasciare l'indirizzo per la polizia. Il mio indirizzo? E come posso saperlo ora? Dia pure il mio, se vuole. Ecco. Abbiamo fatto un altro passo. Sappiamo che macchina da scrivere ha usato. Impronte digitali? Nessuna, è evidente. La carta è troppo grossa. La cosa è un po' originale. Un assassino che si preoccupa di scusarsi per lettera del mancato bersaglio. Direi equivoca. Sì, anche equivoca. Significa voler confermare l'accusa contro Fandum indicandolo concretamente come mandante del delitto. Questo è valido se il mittente ha supposto che la signora Fandum avrebbe aperto la lettera. Conoscendola sarebbe una supposizione più che giusta. Può dormire qui, se non le dà troppo fastidio dormire su un divano. No, non è questo. È che mi dispiace disturbarla tanto. Oh, non mi dà proprio nessun disturbo. Ah, vedo che lei studia musica. Piano? Sì, studio il piano. E un po' il violino anche. Non si sente bene? No, non mi sento bene. Mi sento malissimo, anzi. Le vado a fare un buon caffè? Un caffè forse mi farà bene. Vado subito. Il matrimonio doveva finire prima o poi. I loro caratteri erano troppo diversi. Luisa era materna e allo stesso tempo autoritaria. Un carattere freddo, esigente. Diceva sempre, se tu fai qualcosa per una persona, gli paghi la scuola, gli prepari una carriera, un avvenire, questo ti dà tutti i diritti. E lei infatti se li era presi. E non intendeva assolutamente cederli. Lui si è ribellato,
rivendicando i diritti propri, e ha esercitato quello più naturale. A noi risulta che ci sia stata una lite tremenda tra il signor Van Doom e sua moglie poco prima del concerto. Anche nei giorni precedenti. Sa dirci qualcosa al riguardo? Sa dirci quale persone frequentava in questi ultimi tempi? Le risulta che abbia incontrato gente sconosciuta, o perlomeno gente che fosse al di fuori delle sue normali relazioni. O telefonate che potrebbero favorire lo sviluppo delle indagini. Io questo non lo so. Sarà forse meglio domandarlo alla mia segretaria. Signora Seibold, venga di qua, per favore. E anche lei, signor Baum. Risulta che il signor Van Doom abbia fatto da qui qualche telefonata strana in questi ultimi tempi, o che l'abbia ricevuta? No, a me proprio non risulta. A parte le telefonate che faceva sempre sua moglie per controllarlo. Lei sapeva che non andavano d'accordo? La cosa era abbastanza evidente, dopotutto, non è vero, signora? Io posso dire qualcosa, forse. Qualche giorno fa ho sentito una cosa che adesso assume un grande significato. Che cosa, signora Seibold? Il signor Van Doom era qui da lei nel suo ufficio. E io ho sentito, così per caso, anche se la porta era chiusa, ho sentito perché il signor Van Doom parlava ad alta voce. Vada pure avanti, signora. Dunque, ho sentito che il signor Van Doom diceva: darei qualunque cosa a una persona che mi togliesse quella donna dai piedi. Questo lo ha sentito anche lei. Ci siamo persino guardati, ricorda? E lei non lo ha sentito? Sì, sì, l'ho sentito anch'io. Sono suo amico, oltre che il suo agente. Sì, me lo ha detto. So benissimo quale peso potrebbe avere una simile dichiarazione. Quando ha detto questa frase? Lo ricordate? Qualche giorno prima del concerto. Un giorno prima, esattamente. Sì, lo ricordo anch'io. Nel pomeriggio o nella mattinata? Al mattino, verso le 11. Alle 11 del mattino. A che proposito ha pronunciato quella frase? Stavamo parlando di Luisa, che non voleva concedergli il divorzio. Lei gli aveva detto: sono stata io a costruire la tua carriera e io te la distruggerò. Esattamente così. E chi conosce Luisa sa di che cosa sia capace. Questo aveva messo Van Doom in uno stato d'animo che gli avrebbe fatto dire anche cose peggiori. Non era più in sé. Il giorno prima del concerto, dopo questo incidente, comunque, è accaduto qualcosa? Il suo comportamento, il suo modo di fare, sono cambiati? È una domanda alla quale non so rispondere. Con chi ha parlato? Con chi si è visto? È possibile stabilire come ha passato quei due giorni? Io sono il suo agente, non la sua baglia. Usciva. Andava alle prove. Non so poi dove andasse quando usciva per i fatti suoi. Dove va a mangiare? Ha un locale preferito dove va abitualmente o no? Vuole andarne a parlare in quei locali? Contribuirà anche lei alla distruzione della sua carriera. Si accomodi. Le annoto il nome dei locali che conosco. Questi sono i locali che mi ricordo. Bene, la ringrazio. Prego. Arrivederci. 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 Non potevo nasconderlo. Venga nel mio ufficio. Sì, quella frase l'ho detta, ero infuriato. Ad alta voce l'ho detta, l'ho gridata, anzi. Questo dimostra che non posso essere io il colpevole. Sarebbe idiota andare ad uccidere qualcuno gridandolo ai quattro venti.
Su questo siamo d'accordo. Adesso vuole descriverci dettagliatamente dove è stato dal momento in cui ha pronunciato questa frase fino all'ora del concerto. Dove sono stato? Sì, guardi che la precisione dei dettagli è nel suo interesse. Beh, sono stato ad Ostrov. Prima di colazione, alle 11. Descriva ogni movimento che ha fatto da quel momento in poi. Sono andato a far colazione in un locale della Maximilianstrasse. Ci dica quando è arrivato, quanto vi è rimasto e da chi è conosciuto. Ci nomini una persona che possa testimoniare di averla vista. Un interrogatorio sempre più serrato, eh? Beh. No, no, non si preoccupi, capisco perfettamente. Sono stato lì fino all'1 e poi sono andato a casa fino alle 4. Dopo sono stato alla prova fino alle 7. E verso le 8 ero nuovamente a casa. Ci ha messo tanto per arrivare a casa. Farò controllare minuziosamente questi orari. Non ha dimenticato per caso di dirci altro? È accaduto anche qualcosa che non so come spiegare. Durante la prova mi hanno chiamato al telefono, ma non ci sono andato. Il portiere mi ha poi riferito il messaggio. Qualcuno mi dava appuntamento in un locale della Goethestrasse. Che locale? Si chiama Shivak. Dovevo rivolgermi al proprietario. Chi le ha telefonato? Un uomo. Ha detto che si trattava di una cosa riguardante mia moglie. Così lei c'è andato? Sì. Appena arrivato lì ho domandato del proprietario. Lei è il padrone? No, è quello. Siamo funzionari di polizia. Si vede. Sì, è stato qui. Circa 3 giorni fa. Oggi ne abbiamo... Sì, 3 giorni fa. Non lo conoscevo. Ha detto che doveva domandare di me e poi si è messo a sedere. Che cosa ha fatto? Ha incontrato qualcuno dopo aver parlato con lei? Che cosa vuole che le dica? Se lo sa o no. Con quello che ho da fare, starei fresco se dovessi non perdere d'occhi i clienti. Giusto, no? Che cosa bevono? 2 birre. Anche supponendo che questo non dica la verità. Come mai Fandum ci ha voluto raccontare un fatto che non avremmo mai scoperto? Non lo so. Però ho la sensazione che sotto sotto ci sia una manovra per eliminarlo. Una manovra raffinata. Chi potrebbe avere interesse a imbastire un simile intrigo? Non ne conosciamo tanti. No, non puoi farlo, Luisa. Non puoi convocare una simile conferenza stampa. Sì che posso. Io l'ho costruito e io stessa lo distruggerò. Ricevo già un sacco di telefonate dai giornali. Sanno che ha cambiato casa. Sanno che tu l'hai scacciato di casa. Benissimo. E presto sapranno molte altre cose. Che ne dici di un titolo così? Celebre pianista tenta di assassinare sua moglie. Vuoi distruggerlo completamente? Sì, completamente. Qual è il suo indirizzo? Puoi anche non dirmelo, lo so. Luisa! Luisa! Sì? Dove si trova lei adesso? Non si muova, veniamo subito. E allora mi dica dove. Buonasera, signor Baum. Buonasera, andate al tavolo, vi raggiungo. Vi ringrazio di essere venuto. Forse è una cosa sciocca,
Ma lei mi perdonerà. Le cose sciocche a volte sono molto interessanti per noi. Allora, Baum, ci racconti. A proposito di quella frase detta dal signor Fandun. La frase riferita dalla signora Seibold? Sì, appunto. Due scotch, per favore. La cosa mi aveva impressionato. Un uomo come Fandun, un artista così sensibile, dire una frase di quel genere. Non vorrà dirci solamente questo. Mi ha così colpito che ci pensavo continuamente. A un certo punto è arrivato Schumann, il nipote della signora Fandun. Voleva il suo biglietto per il concerto. Io non ho potuto darglielo perché i biglietti ormai li avevo già passati tutti al botteghino. Ho con me l'elenco dei biglietti a invito, compreso quello del signor Walter Schumann. Terza fila, posto 11. È questo. Non è stato ritirato. Ciò significa che non ha assistito al concerto. Ma poi ci siamo incontrati al ricevimento e mi ha detto di avervi assistito. Probabilmente si vergognava di ammettere che i concerti lo annoiano. E veniva a prendere il biglietto in anticipo? Non vi sembra un po' strano? Lei ci voleva dire solo questo? No, no, non soltanto questo. Dicevo che non riuscendo a togliermi dalla mente la frase che aveva detto il signor Fandun, ne parlai anche con il signor Schumann. Rimase di sasso. Disse di essere al corrente del loro disaccordo, ma non fino a quel punto. Quando ha parlato di questo con il signor Schumann? Al mattino, quando venne a chiedere il biglietto nel mio ufficio. Schumann quindi ha creduto che Fandun cercasse qualcuno che gli facesse fuori la moglie. È così? Sì. E che cosa le disse? Poco, che gli sembrava incredibile, che... So che vi sto facendo perdere tempo, ma io poi ho pensato, quel qualcuno non sarà lui. Come mai ci teneva tanto a dimostrarmi di essere stato al concerto se non era vero? Ho avuto la sensazione che stesse cercando un alibi. E che attività svolge il signor Schumann? Non lo so con precisione, credo che commerci in maglierie o robe di questo genere. Ha avuto alcune aziende che sono andate male e con qualcuna ha passato dei guai, brutti fallimenti. La signora Fandun però l'ha sempre aiutato. È l'unico parente. Ha tutti questi soldi? È ricchissimo. E il signor Fandun sarebbe l'unico erede? Credo proprio di no. Da quello che ho sentito, l'erede è il signor Schumann. Ecco la faccia di un omicida. Ma chi? Neanche un omicida. Di uno che commissiona ad altri gli omicidi. Di uno che paga perché un altro ammazzi. Più abbiato ancora, anzi. No, non è possibile credere questo di lei. Ne è davvero convinta? E se fosse un criminale? In potenza lo sono davvero. I miei scatti di collera, la mia capacità di odiare. Col pensiero l'ho uccisa un'infinità di volte in questi ultimi tempi. Queste sono fantasie, la fantasia non si controlla. Ne siamo responsabili. L'ho spaventata, vero? Un po'. Aspettava qualcuno? No. Allora, vuole che apra io? La prego. Walter, sei proprio venuto qui allora. Non ti giova, sai? Perché? Perché sembra che tu conviva con lei. Sai che bella immagine si farà alla gente. Buonasera, signorina. Buonasera. Abito presso una persona dalla quale mi fido. Che c'è di strano? Sì, è bello che sia proprio lei ad occuparsi di te, ma... Ma che cosa vuoi? Hai avuto qualche incarico particolare? Se sei qui per farmi la morale, beh, puoi andartene. Devo dirti una cosa molto importante. Soprattutto nel tuo interesse. Sei con l'acqua alla gola, cerca di capirlo. Questo l'ho capito. Non saresti qui, allora. Scusi, signorina, non volevo offendere. Luisa sta per tenere una conferenza stampa. Ha convocato i giornalisti per domani. E che cosa vuole raccontare a quella gente? Non ci vuole molto per immaginarlo. Che tu la volevi fare ammazzare. Ma non può fare questo. Ora capisci perché sono qui. Se fa questo, per te è finita. La tua carriera è distrutta. Già, è vero. Che dovrei fare? Non lo so. Qualcosa, no? Parla con lei. Cerca di convincerla. Vacci, adesso, subito. Costringila a ragionare. È tutto, non c'è altro da fare. Tu solo puoi riuscirci. Credo che abbia ragione lui. Ci vada, Robert. Non ho i miei occhiali, non leggo. Mi dica che cosa c'è scritto. C'è scritto che noi siamo della polizia criminale, signora. E perché mi fa vedere quel biglietto? Perché lei ci faccia entrare, signora. Le ripeto che in questo momento Schumann non è in casa. E questo è un regolare permesso per perquisire la casa. Perquisire la casa?
Sia buona, via, ci faccia entrare. Io non lascio entrare nessuno e adesso vado a telefonare alla polizia. Signora cara, siamo noi la polizia. Grazie. Prego. Qual è la stanza da lavoro del signor Schumann? Stanza da lavoro? Ah, la stanza, prego. Grazie. Ecco, è questa. Il signor Schumann ha una macchina per scrivere. Che cosa? Una macchina per scrivere. Si capisce, perché non dovrebbe averla? Là, da quelle parti. La marca è quella. Dammi il numero di telefono della Clini. Mi dispiace. Buonasera, sono Derry. Posso parlare col signor Van Doom? No, non c'è, è andato via da poco. Doveva andare a parlare con sua moglie. È venuto Schumann. Che cosa voleva? Ah. Sì. E Schumann è andato con lui? No, è andato via subito. Grazie, mille grazie. Vieni, Harry. Schumann aveva interesse a sbarazzarsi tanto di sua zia che di Van Doom. E sperava in questo modo di prendere due piccioni con una fava. Luisa! Luisa! Non l'ho ammazzata io. Non sono stato io. Signora Mulak! Signora Mulak! Che c'è? Perché la macchina è qui? Perché è qui? È venuta la polizia. Signor Schumann, la dichiaro in arresto per l'omicidio della signora Kling e della signora Van Doom.